L'ascensore che ti porta in ufficio non funziona. Ti tocca fare le scale, ma presto resti senza fiato. Ed è solo il quinto scalino. Quasi ti vengono le vertigini. 20 minuti dopo, finalmente raggiungi il tuo piano, totalmente senza forze, come dopo una giornata in palestra. La prima cosa che fai appena seduto al tuo posto è una bella scorpacciata di ciambelle. Non puoi resistere. Queste e altre pessime conseguenze ti aspettano se non farai mai esercizio fisico. 1. Una brutta carnagione. Quando ti alleni, la frequenza cardiaca aumenta e la circolazione sanguigna migliora. Questo significa più ossigeno e nutrimento alle cellule, incluse quelle della pelle, che avrà un aspetto più sano e luminoso. Altrimenti diventerà presto stanca e opaca, oltre a invecchiare precocemente. 2. Prurito. L'organismo si abitua rapidamente a uno stile di vita sedentario se non fai esercizio. Se decidi di andare in palestra o anche solo di fare un giro in bicicletta dopo tanto tempo di inattività, il tuo organismo soffrirà. Basta un improvviso picco di movimento per far salire la temperatura corporea e risvegliare la circolazione. Solo che questo sveglierà anche gli antiallergeni presenti nella pelle, con il risultato di irritare i nervi e darti prurito. 3. Fiato corto. Quando il livello della tua attività fisica scende a zero, basterà un minimo sforzo per farti restare a corto di fiato. Fare una rampa di scale, una corsa o persino le pulizie di casa provocherà un'accelerazione del battito cardiaco e l'accumulo di anidride carbonica nel tuo corpo. Respirerai quindi più velocemente. Solo quando i livelli di anidride carbonica torneranno normali, ritornerai a respirare senza sforzo. 4. Bassi livelli di energia. Il tuo organismo ha bisogno di allenarsi e restare in forma. L'esercizio tiene in circolo i nutrienti nelle vene e risveglia le cellule di tutto il corpo, non solo quelle dei muscoli. Se non fai attività fisica, condannerai la tua pompa del carburante a restare ferma, facendo precipitare i tuoi livelli di energia. Sentirai quindi una costante spossatezza. 5. Insonnia. L'esercizio fisico è vitale per la qualità del sonno. Stanchezza, debolezza e pigrizia, dovute solo ad attività mentali, non concilieranno il sonno. Ti girerai e rigirerai nel letto. L'esercizio fisico, invece, ti dà quel tipo di stanchezza che il tuo organismo non vede l'ora di ricevere. Per alcune persone, allenarsi al mattino o nel primo pomeriggio dà migliori risultati. Ma c'è anche chi preferisce allenarsi appena prima di mettersi a letto, per un buon sonno ristoratore. 6. Calo di zuccheri. Quando il tuo corpo non ottiene l'energia di cui ha bisogno dall'attività fisica, inizierà a cercarla altrove. Lo zucchero è un ottimo carburante rapido, ma gli zuccheri dei cibi spazzatura, più la caffeina, portano a un circolo vizioso. Più dolcetti e bibite gassate mandi giù, più il tuo organismo ne vorrà per tirare avanti. 7. Mente annebbiata. Quando il tuo cervello non riceve abbastanza ossigeno, data la cattiva circolazione e la costante mancanza di fiato, non aspettarti il massimo delle prestazioni da parte sua. Senza regolare esercizio fisico, ti sarà difficile concentrarti su qualsiasi attività, perché il tuo cervello farà fatica ad elaborare le informazioni. Hai presente quando entri in una stanza ma non ricordi cosa dovevi fare? Succederà sempre più spesso. Al tuo cervello basta anche poca attività fisica per funzionare al meglio. Aiuterai la tua memoria e la concentrazione. 8. Capogiri. Se non fai regolarmente attività fisica, la tua pressione sanguigna comincerà ad andare su e giù. Basterà un minimo movimento, anche solo chinarti a raccogliere una penna, per farti venire capogiri e mancamenti o un immediato senso di fatica e malessere. Se la pressione sanguigna è troppo alta, puoi contare anche su frequenti mal di testa, aritmie cardiache e problemi alla vista. 9. Salute cagionevole. L'esercizio fisico regolare ti motiva a condurre uno stile di vita sano. Il risultato di un buon sonno e di una dieta sana è un sistema immunitario più forte. Ma se conduci una vita pigra, aspettati di doverti mettere in malattia piuttosto spesso. E non è una buona notizia. Un sistema immunitario debole ti renderà vulnerabile a robe ben più serie del raffreddore o dell'influenza. Il tuo organismo ha bisogno che le sue difese siano sempre al top per sconfiggere germi e infezioni. 10. Muscoli fiacchi.
L'esercizio rinforza i tessuti muscolari, protegge le ossa dalle lesioni e riduce lo stress sulle articolazioni, il che significa che preverrà l'insorgere di problemi come l'artrite. Se però non alleni i muscoli, questi si indeboliranno. Movimenti basilari come sollevare o trasportare le buste della spesa o persino stare in piedi a lungo diventeranno un'impresa. 11. Infortuni frequenti. Muscoli più forti significano anche migliore equilibrio e maggiore lucidità mentale. Senza esercizio, qualsiasi movimento potrebbe farti male perché i muscoli non sono abituati allo stress e finiscono per infortunarsi. Oppure ti capiteranno incidenti più banali, come non riuscire a sollevare la busta della spesa, che cadendo ti farà finire sul piede un pesante prodotto in scatola. O ancora, esci dal negozio con due buste, una più pesante dell'altra, e perdi l'equilibrio, cadendo rovinosamente. 12. Rigidità articolare. Esercitare e rinforzare i muscoli significa anche migliorare la flessibilità delle articolazioni. Senza fare mai stretching, soffrirai spesso per i dolori muscolari e articolazioni rigide. 13. Cattiva postura. I muscoli lavorano costantemente per mantenere una postura dritta, ma se non sono allenati, si finisce con l'ingobbirsi. Una cattiva postura significa dolore alla schiena e alla cervicale, cattiva circolazione e organi interni sotto pressione, con conseguenti disagi. 14. Problemi digestivi. Quando maltratti i tuoi organi interni, deprivandoli di ossigeno, sovraccaricandoli di cibo spazzatura e così via, non puoi aspettarti che funzionino al meglio. Se il tuo organismo si adagia nella pigrizia, il metabolismo farà lo stesso. Il che significa problemi digestivi come reflusso gastrico, gonfiore e irregolarità. 15. Problemi ossei. Il sollevamento pesi e le altre attività sportive ad alta intensità di sforzo mettono sotto pressione le ossa, costringendole a rafforzarsi. Si tratta quasi di un test di resistenza. Senza allenamento, le tue ossa perderanno densità e diventeranno fragili. Perdendo massa ossea, si diventa molto più vulnerabili a dolorose fratture. Il problema è insidioso perché i sintomi si manifestano quando è già troppo tardi. 16. Problemi di salute mentale. L'esercizio fisico fa sì che il cervello rilasci grandi quantità di endorfine, l'ormone della felicità. Attiva il buon umore e fa lavorare al meglio il cervello. Ma se non fai esercizio fisico, la tua fabbrica della felicità rallenterà la produzione, quindi sarai più vulnerabile a stati di depressione, ansia e sbalzi d'umore. 17. Un test per la tua autostima. Muscoli flaccidi, occhiaie per la costante insonnia, pelle invecchiata e cattiva postura. Non un granché da guardare allo specchio. L'autostima e la fiducia nelle tue capacità rischiano di scendere a precipizio solo perché hai scelto di non fare attività fisica. Fase successiva. Ci si chiude in se stessi, non si esce più a socializzare. 18. Chili di troppo. Quando i livelli di energia sono bassi, il metabolismo rallenta. Continui ad aver voglia di cibi spazzatura, ma senza attività fisica non bruci le calorie extra che ingurgiti. Le calorie restano lì, il grasso si accumula ed ecco i chili di troppo. Se vuoi evitare tutto questo, datti subito una mossa. Inizia con piccoli passi. Limita il tempo che passi davanti alla TV e fai una passeggiata. Devi importi delle regole. Se guardi la TV per un'ora, allora dovrai fare 20 minuti di attività fisica. Anche mentre guardi la TV, puoi fare piegamenti, flessioni o plank, magari durante la pubblicità. Fai dei jumping jack ogni volta che ti metti a scrollare a caso i social. Imposta un limite di tempo. Dopo 10 minuti a fissare lo smartphone, fai una sessione di salti. Non sprecare tempo prezioso e fai degli squat mentre aspetti che il caffè sia pronto. Fai esercizi per le gambe mentre ti lavi i denti. Al mattino metti un po' di musica e fai qualche passo di danza. C'è una miriade di modi per includere l'attività fisica nella tua vita quotidiana. Puoi persino coinvolgere i tuoi amici. Non solo, al divertimento si unirà anche un sano spirito di competizione. Sfida i tuoi amici a una gara di affondi, giocate a basket e chissà, forse finirai per fare anche delle nuove amicizie. Comincia con piccoli passi per abituare l'organismo a uno stile di vita sano e attivo. Alla fine non riuscirai più a concepire la tua vita senza attività fisica.